Questa è l'ultima creazione per il museo. È una scocca di, e noi da una scocca di su volere di Itosan stiamo creando una copia quasi originale della primissima 500 Abarth. Ora, l'idea è partita da un raduno che si era svolto a Milano, vero? A Milano, all'Abarth Day di Milano, dove Itosan vede questa macchina e mi dice: ne voglio una. Ti ricordi? So. Ne voglio una. Poi qui abbiamo aggiunto una chicca, perché Itosan mi dà sempre carta bianca quando devo fare un lavoro sulle macchine. Mi dice: fai tutto quello che vuoi e tutto quello che piace a te, e io così faccio. E qua mi è piaciuto, ho voluto mettere due serbatoi della benzina. Allora, in questa macchina noi abbiamo praticamente cambiato il 90% della lamiera, quindi tutto il davanti, tutti sotto porta, i fianchi dietro, i pavimenti, tranne il tetto, tutto quello che c'è intorno è stato cambiato completamente. I fari Fendi Nebbia, molto importanti e introvabili al mondo, perché sono introvabili. La sua scrittina Fiat, che andrà collocata qui davanti, fatta costruire appositamente da un negozio orafo, allestire la macchina a mio piacere, quindi installando un volante in legno che adesso è il momento ancora da restaurare, e una strumentazione del contachilometri con una scala a 160. Qui dietro nel vano motore abbiamo impiantato un cambio della 126 Personal 6,50, perché qui dentro andremo a montare un motore non più di serie, sempre 6,50 di cilindrata, ma con una trasformazione dentro che comprende i pistoni con il tassello, quindi con maggior rapporto di compressione, una testata con le valvole maggiorate e un albero a cam marchiato Abarth, con un profilo Abarth, quindi con un profilo che rispecchia gli anni 65-70. Monteremo un carburatore su questo motore quasi pari all'originale come estetica. Sarà un 28-32 dell'orto, in modo che, siccome la macchina rispecchia abbastanza l'originalità, quando uno aprirà un cofano non troverà dei carburatori enormi, delle cose grandi, troverà un carburatore che capisce che è il carburatore di una Fiat 500, ma leggendo sopra capirà che è una cosa maggiorata, quindi è a favore di quello che è stato costruito all'interno del motore. Una donna ha passato la strada, le piste. Io l'ho improntata come vettura stradale, perché le sospensioni, tutta la ciclistica della vettura è di una vettura stradale. Sì. Diciamo che è una versione stradale un po' sportiva, avendo i due sedili anatomici, il cruscotto con un fondoscala diverso, volante diverso, due serbatoi. Diciamo che c'è un po' di racing nella macchina, ma non è una macchina racing, è una macchina stradale, sportiva. Sì. Questa macchina ci impegniamo per consegnarla alla fine dell'anno. Allora, cerchi e gomme possiamo optare per una soluzione montando dei cerchi versione D modificati con le finestrelle come c'erano una volta, serie, che sono fatti leggermente diversi qua in testa. La versione nuova dei cerchi, quelli campagnolo, no? Visto che l'allestimento è un po' racing della macchina sportiva, non starebbero male, eh? Donna, molto buona. Una persona che capisca che macchina è, che rispetti la macchina, perché è una macchinetta che va rispettata.
piccolina, minuta e tutto, e sì, una famiglia che se ne prenda cura di questa macchina. No. Questo è il motore che verrà montato sulla 500 Abarth, che abbiamo fatto con dei pistoni con il tassello da 77 di diametro, quindi viene un 6,50 di cilindrata con un pistone stampato, costruito apposta. Un'altra particolarità è la testa, questa qua, che ha le valvole maggiorate sia di aspirazione che di scarico. Adesso qui deve ancora essere spianata, per il rapporto di compressione deve essere ancora lavorata. E poi un albero a cam qui, dove viene riportato, è un profilo Abarth questo qui, degli anni 70, dove viene riportata anche la scritta Abarth. Sì, io ringrazio Itosan per la fiducia che mi dà nella produzione di queste vetture e nel progetto che cerchiamo di portare avanti. Penso che dopo almeno 35 anni di conoscenza con Itosan, il nostro rapporto di lavoro è duraturo e sia duraturo nel tempo. La stima è reciproca, e la fiducia penso uguale, perché se siamo arrivati a oggi e aver lavorato per parecchi anni assieme senza nessunissimo screzio, nessunissimo problema, è perché comunque ci si fida uno dell'altro e spero di andare avanti per tutta la vita con il lavoro di Itosan. Tenetevi pronti, perché un altro anno arriverà una di queste macchine interamente nuove fornita da Itosan, e per qualsiasi cosa, per notizie, curiosità, ok, rivolgetevi a Itosan al museo e lui vi darà tutte le delucidazioni in merito sul progetto e sul lavoro, su tutto quello che consegue la fornitura della vettura. Inetto Channel Toroku Onegai Shimasu. Grazie.